Oddio! Ritaglia con sta porta. No, allora, ma questa è scema o cosa? Cioè, questa clinicamente è morta, cerebralmente. Cioè, Poro isn't inside right now. Ma va, ma Poro è a pezzi in mezzo alla strada, cioè. Ah. Una pala. Possiamo scavare lì. Interessante. Proviamo ad andare di qua. Oh, che succede? No, vabbè. Aporo! Oh, cacchio. No, 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 via, via, via. Che poi il problema è che se non gli punti la torcia non li vedi. Ah, e qui ce n'è uno, guardate. Mo che è sta roba? Oh. No, aspetta, non salviamo, non ha senso adesso, magari dopo. Poro. Poro è più stronzo di mia sorella. Oh, qui c'è qualcuno. No. Oddio! Dio! Salviamo. Anche perché mo ci stavo stronzo. Oh mio Dio. Ok. Allora, che dobbiamo fare? No, veramente, che dobbiamo fare? Corro. Ah, ok, bastava scansare. Minchia, sono stronzo io allora. Sono proprio stronzo. Ma Poro è morto, è un fantasma. Da notare che la porta di sta ragazzina di casa sua fa più rumore di sto cancello, però vabbè, dettagli. Sì, andiamo a vedere. Ma che cosa sta facendo? Wow, ma quanti sono? Povera bambina. Che ansia. Oh, oh. No, vabbè. Oh mio Dio. No, cazzo, 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 corri, 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 corri. Ma no, qui non c'è nulla. Ma... Non ho bestemmiato, eh. Cioè, ma non ha i genitori, sta bambina. Oh mio Dio, sti tombini che si aprono così. Qua, tre monete. No, 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 no. No, ragazzi, ditemi dove cazzo devo andare, perché... Cioè, io non lo so. Look for a secret path to the school. Ok. Scusate, colpa mia, c'era scritto, ma non l'avevo visto. Sì, ciao, Stellina, ciao, Stellina. Ma va tra... Quante volte sto morendo? Dio, pensavo di aver visto qualcosa. Oh,
Cosa cacchio sono? Vabbè, devo attirarle e poi cercare di... però il problema è soltanto due mi stanno inseguendo. Dov'è la terza? Oh, venite qua, venite qua, venite qua. Lo sapevo, lo sapevo. Non voglio finire in bocca a ste stronze. Ok. Proviamo ad andare di qua. Oh mio Dio. Wow. Ma che è un film di zombie? Ok, ho capito qualcosa sulla statua vicino alla scuola, c'è un segreto. Ho capito qualcosa del genere, intanto salviamo. Poi in realtà questi non sono dei veri e propri salvataggi, ma sono dei quick save, cioè se spegnete ora il gioco dovete ricominciare di nuovo da prima, da quando abbiamo visto il fantasma del cane. Quindi in realtà servono soltanto per... come checkpoint, ecco. A pagamento. Va precisata sta cosa. Non lo so, non... Ah, posso pure spegnere la luce, che figo. Non penso di dover andare di là. Proviamo. Ah, così ci stiamo allontanando però dalla scuola. Oddio, un gattino. Oh no! No! Cioè, l'unica cosa pucciosa e bella che di sto gioco mi scappa via. No, vieni qua. Vabbè, a parte il cane, poverino. Ah, noi siamo andati di qua, quindi è la stessa cosa praticamente. Però ritorniamo di qua. Ma perché mi batte il cuore? Non c'è nulla qua. Perché ti stai spaventando? Che poi ho capito che se... c'è un mostro vicino e quindi vi batte forte il... cos'è? Sono delle orecchie. Sì. Oh cazzo. Devo presumere che senta rumore. E che quindi dobbiamo fare piano? No, eh. Oh, io me ne vado, vaffanculo. Devo passare. Keep out. Io ci vado. No. No, ragazzi, ma quanto sono pucciosi. Miau, miau, miau. Ma dove andate? Dove andate? Part 1 found. Ma part 1 di... cos'è? È un gattino puccioso, vero? Sì, ok. Ma che è sta radio? No, vabbè, ma beh... ma che è? Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, no, 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 no. Ok. Non camminare sui tombini. Lezione imparata. North Pass of the Rice Field. Che bastardata. Mi stavano a fare una gangbang, ma che era? Fence behind it. I can go inside from here. Sì, ma vieni! Fence
Finalmente! Cazzo, com'era nascosto bene! Ah, non abbiamo la chiave. Giustamente. Che cos'è a terra? Sembra una busta dell'immondizia che si muove per via del vento, immagino. Sì, il vento un par di palle. Madonna, chiamate un esorcista, Cristo. E quindi? E piglia sta. Ah, non si può prendere la busta. Che cos'è? Ma è uno zaino. Ma ci crepo. No, vabbè, sto gioco è scemo. Che do famo con sto zaino? Allora, io devo trovare qualcosa con la statua. Cioè, una statua devo trovare. Almeno così ho capito, eh. Non vedo niente. Che cos'è? Ah, se c'è un mostro davanti a me non lo vedo, vabbè, tanto comunque gli batte il cuore alla ragazzina, c'è ancora lo zaino dietro di me, non ho voglia di studiare, te ne vuoi andare? C'è una scarpa, ma che è? Ah, è di tua sorella! Cara mia, l'unica spiegazione che mi viene è perché è stronza. Oh Maronna, che è sto coso? Ma non è poro quello! Killer non è poro! Maronna, ma che cazzo di testa ha? Dai, secondo me non è cattivo! Guarda che faccia che ha! No, aspetta, mi sembra arrapato però. Scappa via, ragazzi! Mi sembrava leggermente arrapato, quindi non voglio scoprire che cosa avrebbe fatto la ragazzina. Oh Maronna. Io dovrei uscire dal cespuglio, ma seriamente. Ok. Se n'è andato. Ci potrei mettere la mano sul fuoco, che non era poro. Boh, vabbè. Quindi dovrei tornare indietro. Sì, ma secondo me ci sta poro arrapato di là. Eccola. Madò, di nuovo. Ma è puccioso, vuole giocare con la scarpa. Le ultime parole di Saburo. Prima di crepare male. Cucciolo. Oh, le galline. No, non ho la chiave. Ma se l'avessi, darei fastidio a quelle galline. Due cespugli messi così. Posso immaginare il motivo. Niente, dobbiamo salire. Allora, secondo voi, scrivetelo nei commenti, però attenzione, non proseguite avanti con il video, scrivete nei commenti, poi vedremo insieme se avete indovinato, perché i commenti li sto leggendo tutti, siete tutti molto gentili comunque. E vi ringrazio. Dovete scrivere se secondo voi il cagnolino arrapato è cattivo o no.
Scrivetelo ora, poi vedremo chi ha indovinato o no. E non imbrogliate, tanto è un giochino banale, stupido, così, tanto per... Secondo me è buono, secondo me. Lì c'è qualcosa. Clacker. Ma che significa clacker? Clacker. Hai trovato un clacker? Minchia, tutti i giorni sento sta parola. Ah, lì c'è qualcosa. Eccolo! Ma non scappare! Non lo vedi che non ti vuole uccidere? Col sasso? Ma sei sicura di voler uccidere un altro animale? Cioè, ma proprio sei sicura, sicura? Come si lancia? Cazzo. Che cosa. Come l'ha tirata all'indietro, vai? Ah, che carino. Beh? Col cazzo, a me vuole, non il sas. Come lo distraggo adesso? Di qua non si può. Ah, le statue. Oddio, ma che vuoi? Ma che vuoi? Animale. Ma se gli tirassi un sasso addosso? Eh? Sono morto. No, invece no. Invece no. Questa statua sta sanguinando. Cazzo! Ho trovato una chiave. C'è qualcosa dietro di me comunque. Sì, c'era qualcosa dietro di me. Cioè, provate a immaginare, io ho le cuffie adesso con sto rumore. Già sono scemo di mio. Oh, ma te ne vuoi annà? Oh, boh, c'è un cazzo fa. Io esco. Ok. Wow. No, mi mette ansia. Non andremo a vedere che cos'è. Ora devo semplicemente... Oh Maronna, oh Maronna, oh Maronna! Ok, chi aveva scritto che era cattivo ha indovinato. Complimenti, ragazzi. Buono, un par di palle. Boom. Open. Abbiamo trovato anche la chiave per la piscina. Che devo fare io con le galline? Ma come cacchio ho fatto solo a pensare che quel cane poteva essere buono? Ma quanto devo essere rincoglionito? Qua non c'è nulla di buono a parte quei gattini. E che... No, vabbè, ma questi? No, no, vabbè, questo non è un pesce, questo è un pene. Vabbè, pure i peni ci stanno. Là ci sta Albano. Andiamo di qua. Qua ci sta Maria De Filippi, porca la miseria. No! Bussa via! Un altro. Madonna, che slalom. Sono un professionista, sono diventato. Vabbè, lo sono sempre stato, sinceramente. Col potere dello scappa scappa sicolar, sinceramente. Non per vantarmi, però. Sì, assolutamente sì. Ciao, Penny! Però la scena me la potevi far vedere. Perché così, senza vedere nulla, sembrava lo sciacquone del cesso.
Allora, vediamo cosa ci sta. Cioè, vabbè, allora questi non nuotano, questi volano. E che devo fa? Stack. Sì. We bone. Oh, fantastico. Fantastico, avete capito, no? Cioè, l'osso per distrarre il cane. Ci sta. Ma io mentre sto... Sì, guarda qua, small bone. Fantastico, fantastico, stiamo riuscendo ad andare avanti, fantastico. Io ora me ne devo tornare di qua. Non vedo... Oddio. Ciao Albano. Speriamo che il cane non esca dal cespuglio. E il cane è l'unico che ha il potere di sconfiggere il mio scappasicolare. È troppo veloce. Ok. Wow, non vedo l'ora di mettere quell'osso là dentro. Perché sicuramente va messo dentro. Ma l'ha messo lui dentro. Che poi, dove si nota che io ho realmente cacazza? Cioè, quando premo 50 volte per entrare nel cespuglio ed esco come un coglione. Ah, se non sbaglio, dovrebbe uscire anche qui. No, qui ci sta. Giustamente. Addio, tu sei brutto. Via. Ragazzi, veramente sto gioco mi piace assai, cioè è veramente carino. Veramente carino, molto bello. Ci sta anche il secondo, infatti se finiamo questo e vi piace possiamo fare anche il secondo. Fantastico. Vediamo che succede. Minchia, però spostati. Che faccia di cazzo. Ok. E mo se magna a me, va porca la miseria. Ok, era ora. Sinceramente era ora. Vediamo, ha lasciato qualcosa? No. E qui purtroppo non abbiamo la pala. Brava, mo che fai? Sì, assolutamente sì. E questo è un vero salvataggio, a differenza dei quick save. Fantastico. Ah. Abbiamo finito il secondo capitolo, praticamente. Ok, nel prossimo video probabilmente saremo il terreno dove si coltiva il riso, rice field, non so come si dice in italiano, risaia forse, risaia tipo, quindi posso immaginare che cazzo succederà lì. Niente, spero che anche questo video vi sia piaciuto, a me piace tanto il gioco, lo ammetto, veramente tanto.